questo rappresenta una splendida immagine di Genova completamente asimmetrica, come era tutto Luzzati nelle sue scenografie, no? Era piena di sorprese, ma prendevano un'idea, prendevano insieme delle idee. Qui c'è il San Lorenzo, San Matteo, che sopra San Lorenzo ci può stare, certamente non Piazza Banchi, e poi la chiesa di Carignano che ci sta anche. Poi questo è il Palazzo Reale, che è completamente separato, con il ponte monumentale di Via Venti, con sopra Piazza Banchi, che è ben bello, fantasioso. Poi questo mare qui, non si capisce se è Bocca d'Asse, se è sotto Ripa, interpretata in maniera asimmetrica. San Giovanni di Pre, l'ascensore di Castelletto che giustamente ha voluto mettere, e il bigo, la lanterna gigantesca, ed era ancora più grande nel suo bozzetto originale, ha dovuto ridurla perché era imbarazzante, perché l'albero della vita, perché i mezzari rappresentano l'albero della vita, è il disegno principale della simbologia dei mezzari, quindi l'ha messa nel centro di Genova, come dire, una città che vive.